Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di un personaggio che ha veramente rivoluzionato e cambiato la storia in meglio. Parleremo di un grande scienziato. Uso il termine al maschile, ma in senso neutro ovviamente, perché lo scienziato di cui parliamo è una grandissima donna, è Madame Curie. Sappiamo tutti che grazie alle sue scoperte, unitamente naturalmente al marito Pierre Curie e ad un loro collaboratore, di cui vedremo anche proprio il ruolo e l'importanza, è proprio grazie alle ricerche di appassionati di questo gruppo di scienziati, di Madame Curie in modo particolare, se noi riusciamo ad avere l'applicazione delle conoscenze alla tecnica della radiografia, in modo tale che tutti noi abbiamo, se abbiamo passato una lastra almeno nella nostra vita, lo dobbiamo in parte, molto in parte, a questa grandissima donna. Bene, Madame Curie, tra l'altro, segnò anche dei record, se vogliamo dire, a livello scientifico, perché fu la prima donna intanto a essere insignita di un premio Nobel per meriti scientifici. E poi fu il primo scienziato in assoluto a ottenerlo per ben due volte, in fisica e in chimica. Ha ottenuto il premio Nobel per la fisica e per la chimica in anni diversi. Come formazione culturale era infatti una fisica, una chimica e una matematica. Tra l'altro fece i suoi studi unitamente al marito Pierre Curie, appunto, in Francia, a Parigi, ma la sua origine era invece di Breslavia, quella che oggi è territorio polacco e che a quei tempi si trovava invece in Germania, ma era ancora una zona che sottostava però alla pressione proprio anche politica della Russia. Ad ogni buon conto, si recò presto a Parigi per poter proseguire le scuole superiori, in quanto alle donne, le scuole, a quei tempi, nella sua zona, nella sua nazione, erano precluse. Bene, qui conobbe appunto Pierre, di cui divenne la moglie, e, i due cominciarono a svolgere delle ricerche presso uno scantinato praticamente del Dipartimento di Fisica dell'Università di Parigi e riuscirono a svolgere degli esperimenti davvero cruciali che rivoluzionarono le conoscenze sulla materia dando inizio all'era della radioattività. Nel 1896 il fisico Henri Becquerel aveva scoperto che i misteriosi raggi X, che a loro volta erano stati individuati da uno studioso tedesco l'anno precedente, erano emessi spontaneamente dall'uranio. La scoperta aveva acceso proprio l'attenzione di tutti i ricercatori di tutto il mondo e anche i Curie si erano cimentati con la nuova proprietà di questa materia. E per le loro ricerche avevano utilizzato un elettrometro che era stato inventato da Pierre, che consentiva delle precise misure in merito alla emanazione. Marie analizzò sistematicamente un gran numero di composti chimici puri, scoprendo che solo quelli del torio davano luogo alle stesse emanazioni di quelle dell'uranio. Bene, la curiosità di Marie e la sua ostinazione proprio fecero in modo che le ricerche scientifiche prendessero una svolta decisiva. La scuola di fisica possedeva una vasta collezione di minerali e Marie così decise di esaminare questi minerali invece dei composti puri. Questa scelta non era, diciamo così, praticata solitamente, ma si dimostrò invece molto oculata a posteriori. Infatti, con sua enorme sorpresa, scoprì che certi minerali presentavano un'attività molto più grande di quella che ci si poteva aspettare sulla base del loro contenuto in uranio o in torio. I dati che avevano ottenuto
come gruppo di scienziati, di tre scienziati, portavano a ipotizzare l'esistenza di una piccola quantità di materiale altamente radioattivo, come ebbero modo di scrivere, quindi cito proprio frasi che hanno detto loro, differente dall'uranio, altamente radioattivo, ma differente dall'uranio, dal torio e da qualunque altro elemento noto. Allora, nel titolo di una loro comunicazione presentata poi nel luglio del 1898 all'Accademia delle Scienze, francese ovviamente, i Curie usarono per la prima volta il termine di radioattività. Curie pensarono che l'emanazione fosse dovuta a un elemento sconosciuto e non dipendesse dalla composizione molecolare del minerale. Non era in effetti una ipotesi peregrina questa, completamente campata in aria, perché allora si stentava a poter credere che ci fossero delle proprietà che potessero derivare direttamente dagli atomi, quando oltretutto non si era neanche scoperta proprio la struttura dell'atomo, tantomeno del quark, ecco, e non già dalla composizione delle sostanze. Allora, per assicurarsene, Marie cosa fece? Sintetizzò il minerale calcolite partendo da un composto dell'uranio e dimostrò in effetti che le sue emanazioni non erano affatto diverse da quelle del composto di partenza. Marie, allora, a questo punto felicissima, poteva comunicare, socializzare la sua scoperta e scriveva alla sorella Brogna, con cui era rimasta in tutti quegli anni comunque in collegamento, cito proprio le parole che scrisse alla sorella, l'elemento è lì, non c'è che da scoprirlo. Per isolare il radio, era questo il problema principale comunque, il minerale fu trattato in modo chimico e in effetti si riuscì a scoprire che per la prima volta poteva essere usata una sottile proprietà atomica come sensore sensibilissimo di un processo di separazione chimica, cosa che non era mai avvenuta prima. E durante queste ricerche, i Curie si resero conto che gli elementi sconosciuti erano due, durante appunto questa separazione chimica. Uno molto simile al bario, l'altro invece al bismuto. E così chiamarono il primo radio per la sua proprietà principale e il secondo lo chiamarono polonio, in onore del paese natale di Maria, per l'appunto. Bene, dopo 4 anni di lavoro incessante, riuscì a pervenire ad un risultato enorme la nostra grandissima scienziata Marie Curie. Infatti, da circa quasi 3 tonnellate, poco meno di 3 tonnellate di PEC blenda, riuscì a ottenere 100 mg di cloruro di radio, una minuscola quantità, ma dal significato indubbiamente enorme. A questo punto la caratterizzazione definitiva di questo elemento fu ottenuta da Eugène Anatole de Marsay per via spettroscopica, ovvero un metodo estremamente sensibile che aveva permesso di scoprire molti altri elementi che se no non erano facilmente isolabili. Il problema era proprio questo, di isolare gli elementi. Quindi, come vedete, ci sono anche degli aspetti di teorizzazione della scienza prima di passare alla fase attuativa pratica. E quindi entriamo in un discorso che è proprio tipicamente di filosofia della scienza. Maria Curie si dimostrava a tutti gli effetti un'ottima filosofa della scienza. Oggi come oggi una laurea honoris causa in filosofia non gliela leverebbe proprio nessuno. Bene. Per questa scoperta, comunque, che potevano essere scoperte appunto molti altri elementi, altrimenti non facilmente isolabili, quindi legati alla radioattività spontanea degli elementi, i Curie furono insigniti dal premio Nobel per la fisica nel 1903 insieme a Henri Becquerel. Marie non avrebbe ricevuto il premio se però Pierre, qualche mese prima dell'assegnazione ufficiale, non avesse puntato i piedi risolutamente, che gran marito veramente che fu questo Pierre, perché il premio inizialmente sarebbe stato conferito soltanto a lui, purché
puntò i piedi e anche Marie si vide giustamente conferito il premio Nobel. Quindi questo fu un aspetto anche fondamentale. Ecco, gli anni che seguirono a questo primo Nobel furono però funestati dalla morte di Pierre, che morì per un banale incidente stradale, fu travolto da una carrozza di cavalli, e allora Marie continuò con grande impegno il suo lavoro sul radio, determinandone in questo modo anche con maggiore accuratezza, però, ad esempio, il peso atomico e isolandolo come elemento puro nel 1910. Questo fu un aspetto importantissimo nelle sue ricerche, perché il radio nel frattempo era diventato l'elemento più famoso e anche il più caro. Pensate che nel primo decennio del secolo del 1900 un grammo di radio valeva più di 200 kg di oro. Teniamoci forte, quindi. Allora ne fu iniziata una sorta di produzione industriale, in quanto il radio, al pari di altre emanazioni radioattive, si era dimostrato anche efficace nel distruggere le cellule tumorali. E prima si iniziò a utilizzarlo per tumori facilmente raggiungibili, quali quelli dermatologici, poi tramite alcuni accorgimenti, quelli che andavano più in profondità, come quelli della prostata, della gola e dell'utero, quindi oltre che per le radiografie, anche proprio a livello chemioterapico, insomma, no? Ci fu questa importanza delle loro scoperte. Nel 1909, questo va bene ricordarlo, l'Istituto Pasteur e l'Università di Parigi costruirono due laboratori molto vicini, uno per le ricerche fisiche e chimiche sul radio, che era diretto da Marie Curie, e l'altro per le ricerche invece biologiche, terapeutiche, in campo quindi proprio biomedico, diretto da Claudius Regaud. E malgrado però questo successo strepitoso, Maria Curie non pensò mai di brevettare il procedimento. Era convinta, già quando anche il marito Pierre era ancora in vita, che ci fosse sempre la priorità della conoscenza scientifica sui fatti burocratici e sui fatti legati al vil denaro. Ma pecunia non olet, e gli onori fanno gola a tutti. E allora ecco che questo ebbe anche delle ripercussioni negative, nel senso che non mancarono le delusioni per la Curie. Infatti, convinti di tutto ciò, mancarono di fornire al laboratorio e imprese il loro marchio di produzione. Il polonio invece non ebbe lo stesso successo, sia perché è più raro e decade anche molto più in fretta del radio come materia, sia perché è anche molto più difficile da isolare chimicamente. Tuttavia, alcuni anni fa si è compreso che ha un alto valore di tossicità se usato appunto per fini invece non benefici. Ad ogni modo, per le sue ricerche sul radio, che avevano finalmente aperto la strada allo studio degli elementi radioattivi, Marie Curie ottenne il secondo Nobel, questa volta per la chimica nel 1911. Fu un premio però molto sofferto perché molto contestato, per via di una campagna davvero screditante e diffamatoria, quanto sgradevolissima, scatenata da certa stampa, soprattutto d'oltralpe francese, che l'accusava, ahimè, di una relazione addirittura adulterina con il fisico Paul Langevin, tra l'altro non contrastata dall'atteggiamento ambiguo di alcuni accademici svedesi, tra i quali il grande chimico Svante Arrhenius. Comunque, malgrado questa bufera, l'indomita Marie riuscì a recarsi a Stoccolma e a ritirare il suo premio. Tra il pubblico c'era anche sua figlia Irene, che tra l'altro, seconda donna nella storia del Nobel, avrebbe ottenuto il premio 24 anni dopo. Interessante sentire che cosa disse Marie quando ritirò il premio. Disse: quando il radio fu scoperto, nessuno sapeva che sarebbe stato utilizzato con successo in medicina. Il nostro lavoro fu di scienza pura. Grazie per avermi ascoltato. E buona serata a tutti.